Buongiorno a tutti, io sono Marco del canale Commistar Technology. Un saluto a tutti gli amici ed oggi andiamo a vedere un tutorial per attivare praticamente l'assistente vocale sul Watch 5 della Samsung, sul Watch 5 Pro e sul Watch 4. Perché vi faccio vedere una cosa. Quando voi l'avrete scaricato, ok? Io parto già che l'avete scaricato e andrete qua e farete inizia, apri sul telefono. Ecco lui cosa vi dirà. Allora voi fate questa operazione. Andate praticamente nell'applicazione di Google. Io lo faccio da Google Home. Eccolo qua. Scusatemi un attimo. Entro a Google Home e poi da qua entro nel mio account e faccio impostazioni assistente. Da qua vado sotto sul linguaggio assistente e praticamente imposto la lingua inglese. Vediamo se la troviamo subito. Mettiamo la inglese. Che ne so, inglese Canada, va bene uguale, non c'è problema. E poi ritorno indietro. Adesso da qua riproviamo. Come vedete, va bene, gli diamo attiva. Ricordate che dovete impostare la lingua dell'assistente, non quella dello smartphone, ok? Quella del vostro assistente vocale. E seguiamo poi tutti quanti i passaggi. Riproviamo. Ok, andiamo avanti. Gli diamo agree. Avanti, avanti. Se ok, Google. Remind me. E Google Make Call. E Google Set and Timer for 5 minutes. Questo è il modello, voi potete anche zopparlo, però fatelo. Fate attiva. E fate ok. E fate fine. Adesso lui dovrebbe funzionare. Vediamo, in inglese. Che tempo fa? According to Wikipedia, Adesso lui funziona in Samsung also. inglese. Adesso voi andate qua sul linguaggio, lo cambiate, rimettete italiano, eccolo qua, e uscite da qua. Ok, adesso riproviamo. Che tempo fa? Che tempo fa? Scusatemi che non mi ha capito perché sto distante, mi avvicino. Che tempo fa? Che In questo momento a Roma ci sono 22 gradi e cielo per lo più soleggiato. Oggi Scusatemi. sarà parzialmente nuvoloso, con una massima di 24 gradi e una minima di 15. Scusatemi per le interferenze, ma sono in un posto molto al chiuso, tutto quanto praticamente schermato, quindi internet arriva bassissimo e questo funziona con internet. Come avete visto facendo questa procedura qua, voi avrete l'assistente vocale che funziona. Mi raccomando, la lingua impostate quella del vostro account, ok? Cioè voi dovete avere praticamente il vostro account Google e dovete avere installato qua già Google Assistant funzionante nello smartphone. Ok, basta che gli spostate la lingua, la mettete in inglese e poi la rimettete in italiano. Fate quella procedura che vi ho fatto vedere e funzionerà tutto. Non vi confondete con la lingua del dispositivo, ok? Io qua sotto in descrizione metto i link dei canali amici malati di smartwatch, di Revotech, di tutti gli affezionatissimi del canale del Commistar Technology. Un abbraccio. Se vi è piaciuto
questo video, mettete un like, iscrivetevi al canale e chiedetemi altri tutorial che io li faccio. Lo sapete, se posso e ho i mezzi, li faccio tranquillamente. Di nuovo un abbraccio a tutti e alla prossima.